Perché il Papa ce l'ha sempre con le mormorazioni, col chiacchiericcio che c'è, col parlare male, col pettegolezzo, col fare gossip? Possibile che sia un peccato così grave? Matteo ci testimonia una dritta di Gesù su come affrontare le controversie all'interno della comunità. Al versetto 15 del capitolo 18 è scritto: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. E qualcuno nei commenti diceva: Ma papà, ma così non è giudicare l'altro? Certo che con questa traduzione italiana uno può sbagliarsi. In realtà il verbo greco elenco, che sta alla base della traduzione nostra, non significa ammonire semplicemente, cioè puntare il dito. È un convincere, mostrare all'altro dove sta il male. È proprio quello che dicevamo l'altro giorno, cioè tu cerchi di mostrare all'altro qual è la parte malvagia di quello che sta facendo. Potremmo dire così: va e convincilo riguardo al male. E questo certo presuppone che tu sappia qual è il male, sappia che una cosa è peccato, ma questo non è sbagliato. Si chiama discernimento, si chiama sapienza, è quello che dovremmo imparare tutti, con l'aiuto del buon Dio, a capire dove sta bene e dove sta il male. Questo non è sbagliato. Giudicare è l'esatto contrario di quello che dice sto testo. Giudicare è dire tu sei sbagliato. Convincere riguardo al male significa: guarda che sta cosa è sbagliata. Tu sei un fratello, ma sta cosa è sbagliata. Se prende consapevolezza, avrai guadagnato un fratello. Poi lì continua Gesù: se non ti ascolta, andateci in due, se non ti ascolta, portalo di fronte alla comunità, se no, ciao. Trattalo come uno che non c'entra niente con la comunità. Riparti da zero, potrebbe essere, perlomeno per come l'ho capita io. Però sta cosa è interessante, perché Gesù dice di andare prima tra te e lui solo. L'atteggiamento solito è quello che dice sempre il Papa, della mormorazione, del chiacchiericcio. Meglio sfogarsi con un'altra persona, è meglio, è più facile più che meglio. Vi faccio capire con una cosa che accade nelle civiltà tribali. Mi raccontavano degli amici zambiani: in mezzo al villaggio c'è una capanna che si chiama Insaka, ma questo non solo lì da loro, che di solito è una capanna che non c'ha le pareti, c'ha solo il tetto. È una capanna che viene usata per gli insegnamenti, gli anziani danno gli insegnamenti e trasmettono la sapienza tribale alle giovani generazioni. Ma quando due persone litigano, stanno lì dentro fino a che non hanno risolto. Uno, perché lì sono sotto gli occhi di tutti, non si possono scannare. Due, perché che succede? Se loro non risolvono, parte del villaggio sposerà le posizioni di uno, parte del villaggio sposerà le posizioni dell'altro, il villaggio si spaccherà e addio tribù. È una mossa diabolica, diaballo, dividere. È esattamente, è questo che succede quando noi sparliamo. Invece di andare dal diretto interessato, portiamo divisione, facciamo qualcosa di diabolico. Quindi non pensate che sia una cosetta da poco, una cosetta così. Noi stiamo facendo proprio il contrario di quello che è essere chiesa. Portiamo divisione all'interno della fraternità.